Cari amici, eccoci, non vi abbiamo abbandonato, anzi, voi rimanete sempre lì incollati ad ascoltare con le vostre orecchie tutte le interviste che noi vi proponiamo, perché veramente ce ne sono tante all'interno delle nostre piattaforme social e web, Facebook, Instagram e Twitter per l'appunto. Ma vi ricordo, ovviamente, se passate alle parti quelle social, di mettere un like, un cuore e un segui alle nostre pagine, perché veramente ce n'è bisogno. Incrementiamo il tutto, incrementate anche voi la vostra passione per le interviste che noi vi mettiamo a disposizione, perché poi ce ne sono veramente tante tante da poter riascoltare. Ma anche la parte web molto importante, la www.revolutionwebstation.com, ricca sempre di contenuti, Spreaker e canale YouTube, veramente tante tante interviste a vostra disposizione. Potete anche riascoltare la prossima intervista, perché vado subito ad annunciare il nostro ospite che è pronto e collegato con noi. Do il benvenuto al nostro digital marketing, YouTube SEO e media buyer Marco Rossi. Ciao Marco. Ciao, ciao Fabio, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie a te caro Marco, ti abbiamo un pochettino sottratto dai tuoi impegni sia privati che familiari, però a noi ci faceva piacere averti qui, perché con te veramente andiamo a affrontare un bel discorso insieme, perché parleremo veramente di tutte le tue specializzazioni. Veramente non manca nulla sulla tua professione, perché veramente spazi su tutti i campi. Poi ce li farai, ci darai ovviamente tante informazioni più dettagliate rispetto a tutte quelle che sono le tue specializzazioni, quindi ci darai una bella infarinatura per quanto riguarda la tua professione, non prima però di averti chiesto un pochino di biografia, no? Di aver fatto insomma, di aver spiegato a me e ai nostri amici all'ascolto chi è Marco Rossi. Vai, parola a te Marco. Grazie Fabio. Allora, Marco Rossi chi è? Marco Rossi è un uomo di dell'età di 50 anni, non mi vergogno di dire la mia età. E complimenti, perché sono... poi dalla voce non te le avrei mai dati, Marco. Infatti mi hanno detto tutti che mi mantengo bene sia fisicamente anche di voce. Quindi non so, perché dipende forse dalla mia, diciamo, mentalità, comunque da tutto quello che è successo anche durante tutta la mia vita. Comunque, ad ogni modo, io sono padre di 5 figli, sono sposato con una donna thailandese meravigliosa e ho viaggiato moltissimo nella mia vita, ho vissuto anche all'estero, ho vissuto negli Stati Uniti negli ultimi anni, nel 1999-2000, quindi un paio di anni là. Poi comunque ho sempre spaziato in diverse parti del mondo proprio per passione e anche per, diciamo, lavoro, perché sono sempre stato un appassionato di viaggi e sfruttando comunque il web ho potuto esercitare la professione di travel planner, quindi diciamo una sorta di consulente di viaggi, prima per diverse parti del mondo, poi mi sono specializzato per i viaggi in Thailandia, anche fino a poco tempo fa, poi dopo tutto è stato bloccato per la situazione che c'è attuale. Comunque ho sempre coltivato questa mia passione dei viaggi correlata alla passione per il web, per il digital marketing. Poi con l'andare del tempo, negli ultimi 15 anni, mi sono appunto specializzato nel settore appunto del marketing digitale e soprattutto in certi ambiti, in certe competenze particolari. Quindi in sintesi, insomma, abbiamo raccontato un pochino la storia di Marco Rossi, veramente veramente una storia molto molto avvincente e appassionante, insomma, di quello che è stata la storia di Marco Rossi. Perché? Perché ovviamente, come l'ho annunciato prima, ha tante specializzazioni riguardanti la sua professione. Adesso ecco appunto, caro Marco, per rendere partecipi a me e a chi ci ascolta, ci vuoi andare un pochettino a snocciolare tutti quelli che sono all'interno, quindi dare informazioni che ci sono all'interno di tutte queste specializzazioni? Sì, certamente. Allora, iniziamo innanzitutto con la SEO di YouTube. Io mi occupo principalmente del canale YouTube, di far crescere, avviare e far crescere i canali YouTube sia italiani che stranieri, attraverso innanzitutto la SEO, sarebbe la Search Engine Optimization, cioè in pratica tutta quell'attività di posizionamento al fine di migliorare i risultati di ricerca nel motore appunto di YouTube. E questo è fondamentale, perché appunto
tutti quelli che sfruttano questo canale, che secondo me è il più potente in assoluto, hanno bisogno non soltanto di fare dei video di ottima qualità, ma hanno bisogno soprattutto di essere visibili, quindi di ottenere la visibilità necessaria al fine di acquisire comunque nuovi contatti, nuovi clienti per qualunque tipo di business. Quindi la SEO è assolutamente fondamentale ed è una competenza molto specifica e dettagliata attraverso la quale bisogna seguire determinate strategie, ed è completamente diversa dalla SEO normale, no? Che riguarda i siti web, no? L'ottimizzazione di un sito web, articoli di blog, lo stesso dominio che deve avere determinate parole chiave per avere più risultati di ricerca. Diciamo che la SEO di YouTube è un mondo un po' a parte e riguarda soprattutto determinate strategie, tipo appunto ricercare le parole chiave che andranno a comporre il titolo di ogni video. Poi ci sono i tag che vanno appunto a rankare sui video consigliati sulla home di YouTube. Adesso non voglio entrare troppo sul tecnicismo, comunque sono delle attività molto specifiche che servono appunto per ottenere la visibilità necessaria e un posizionamento ottimo soprattutto nella prima pagina della home page di YouTube. Poi ci sono poi altre attività come l'ottimizzazione delle descrizioni di tutti i video, descrizioni che devono essere settate al massimo attraverso appunto determinate keywords, quindi parole chiave posizionate in un certo modo. Poi l'inserimento dei capitoli del video, che sono secondo me determinanti nell'ottica SEO, perché molti non li usano, anzi molta gente non sa nemmeno cosa siano. È come una sorta di capitolo di un libro, praticamente i capitoli che vanno inseriti all'interno della descrizione dei video servono appunto per agevolare l'ascoltatore nell'ascolto del video stesso. Magari se vuoi come un libro, no? Se vuoi saltare un determinato capitolo, vai nel capitolo che ti interessa e vai direttamente lì. Quindi è molto molto importante questa cosa, settaggio della descrizione, dei tag, i titoli, e poi ci sono anche altre strategie che non voglio menzionare perché andiamo proprio sul tecnicismo, quindi non voglio mettere in difficoltà gli ascoltatori. Questo per quel che riguarda la SEO di YouTube. Sì. E sarebbe appunto il traffico organico. Poi c'è il discorso del media buyer, cioè il media buyer. Io sono un media buyer, cioè sì. In pratica mi occupo di creare delle campagne sponsorizzate su Google, su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, anche su Amazon, per chi fa determinati business su Amazon, perché ci sono anche le Amazon Ads. Quindi questo tipo di advertising sul web è molto molto importante. Perché? Perché serve per velocizzare l'acquisizione di nuovi potenziali clienti e contatti. Perché il traffico organico è molto importante, la SEO è fondamentale, però ti ci vuole un po' più di tempo, ci vogliono mesi per avere, diciamo, un quadro generale ottimizzato al fine di acquisire più clienti. Invece le ads, le campagne sponsorizzate a pagamento, servono proprio per questo, per velocizzare tutto l'intero processo. E poi naturalmente molta gente non ha un po' timore di questo advertising, di questa pubblicità sul web, pensa che si spenda così tanti soldi. Sì. Invece no, basta con pochi spiccioli. Praticamente, se fai delle campagne sponsorizzate in un certo modo, con diversi obiettivi che possono essere traffico, conversione, leads, eccetera eccetera, allora le cose possono mettersi in un certo modo, si possono ottenere dei risultati secondo me molto molto importanti a livello di conversione. Assolutamente. Poi ecco, ricordiamo anche l'importanza però di tutte queste cose che tu ci stavi dicendo, e quindi di affidarsi a questo punto al professionista, perché tutte, esatto, queste sì, cose le può solo mettere in pratica il professionista, colui che ha studiato e sa dove andare a posizionare il tutto per rendere la vostra comunicazione social e digitale, ovviamente in generale, alla perfezione, ovviamente, perché poi se noi andiamo a mettere qua e là a casaccio, come si suol dire, bravo, tutte le informazioni, è un guazzabuglio appunto
momento di informazioni non si capisce nulla, né chi è, diciamo, è il titolare della professione stessa, quindi ecco, che sia la multinazionale, che sia il negozio, ma sia soprattutto a chi poi va a vedere tutto quello che c'è scritto all'interno dei canali social e web. Lì è solo veramente poi un guazzabuglio di informazioni. Invece ecco, il professionista sa dove mettere le mani e sicuramente potrà mettere le mani adeguatamente per farvi risultare ovviamente meglio anche a chi vi va poi a trovare, perché in questo periodo poi no, non è che ci nascondiamo tra un dito, è molto importante e fondamentale essere presenti come comunicazione digitale, giusto Marco? Esatto, è fondamentale digitalizzare un po' tutto, perché comunque molte aziende, molti business offline comunque sono molto molto in difficoltà, e per riprendersi devono assolutamente digitalizzarsi e comunque essere presenti, avere diciamo una onnipresenza nell'online attraverso appunto i canali social, che sono fondamentali per avere comunque visibilità, e attraverso appunto anche la pubblicità puoi velocizzare tutto veramente, non è come la pubblicità offline, metti i cartelloni, fai i volantini, volantinaggio, capito? Cioè con la pubblicità online veramente velocizzi tutto a dei costi veramente accessibili certo, a tutti, e questo è importante. Anche perché poi no, noi dove andiamo poi a reperire informazioni? Vai a reperirle ovviamente nei social stessi, no? Sito internet per quanto riguarda la parte web, e i social, esatto, per quanto riguarda appunto Facebook, Instagram e quant'altro. Quindi più si è presenti e meglio è per chi ha un'azienda, perché vuol dire che almeno ha degli introiti maggiori rispetto, ecco, alla sua presenza fisica, che poi in questo periodo presenza fisica in negozio, insomma, lascia il tempo, esatto, che trova purtroppo. Sì. Quindi mi raccomando, avere una presenza, una comunicazione buona e costante nei propri social e nei propri web è molto importante, ma secondo me è importante anche dopo, giusto Marco? Anche sì, quando sì, finirà sì, il tutto. Sì. Ma sicuramente, perché comunque se uno già si prepara adesso a digitalizzarsi, a comunque ad avere una presenza sui social e già inizia a capire tutto il funzionamento, dopo si sente già pronto per affrontare il dopo. È fondamentale, assolutamente. Caro Marco, non so se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa, perché altrimenti vado a dare i tuoi contatti, perché poi almeno tante persone possono poi andare a mettersi in contatto con te privatamente per la gestione o la realizzazione ovviamente dei propri canali social e web. Niente, l'ultima cosa, volevo appunto dare conferma a quello che hai detto prima tu, nel senso che molta gente cerca informazioni di qua e di là sul web. Purtroppo le informazioni sono così disparate, sono così confuse, che è difficile trovare quella giusta, e quindi molta gente cerca di fare tutto da sola per cercare di ottimizzare le cose anche sul web, però con scarsi risultati. Quindi l'ideale è affidarsi a dei professionisti che sanno fare il proprio lavoro e sanno dare dei risultati in maniera abbastanza veloce, altrimenti se uno fa tutto da solo alla fine ci mette degli anni per avere dei risultati. Assolutamente, hai fatto benissimo a rimarcare il tutto. Io, prima di ringraziarti caro Marco per essere stato qui con noi, vado a dare a questo punto i tuoi contatti, poi lo possono anche i contatti li possiamo anche poi andare a reperire anche e soprattutto nella creazione del post dell'intervista del nostro Marco, quindi a contatto all'impatto visivo potete trovare altri contatti del nostro professionista Marco Rossi, digital marketing, YouTube marketing, YouTube SEO e media buyer. Lo possiamo trovare come città di riferimento ovviamente di base ad Urbino, però ovviamente con il suo lavoro il nostro Marco può seguirvi sia in Italia che all'estero. Potete contattarlo al 389 3476 530, un'email marcorossidigital@gmail.com, e il canale YouTube dove andare a vedere tanti video inseriti dal nostro Marco. Basta digitare il nome e cognome del nostro professionista Marco Rossi. Marco, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te Fabio e a tutti gli ascoltatori. Grazie a te, buona giornata. Buona giornata anche a te, grazie. Ciao. Amici all'ascolto, grazie anche a voi di averci tenuto compagnia. Tante informazioni sono state date dal nostro professionista, quindi veramente se ancora non siete presenti online mi raccomando di farlo, perché è molto molto importante, e importante è affidarsi soprattutto al professionista.
e ovviamente io vi certifico la capacità e la competenza, la professionalità che mette in campo il nostro Marco Rossi, Digital Marketing, YouTube SEO e Media Buyer. Da me è tutto, vi ringrazio e vi rimando alle prossime interviste. Ciao!